Ben trovati con il TG Oggi News. In apertura ci occupiamo di vaccini. Il ritiro per precauzione del lotto di AstraZeneca da parte dell'ASL non ferma però il piano vaccinale. Vediamo. Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale con AstraZeneca. A fornire le rassicurazioni è stata direttamente l'unità di crisi della Regione Campania che si è riunita d'urgenza questa mattina e, recependo le indicazioni del Ministero della Salute, ha sbloccato la somministrazione del vaccino AstraZeneca che, quindi, riprenderà regolarmente, fatti salvi lotti sui quali, in via precauzionale soltanto, è in corso una campionatura da parte dell'Istituto Superiore della Sanità. Tali lotti non verranno utilizzati per il tempo strettamente necessario al completamento di questo tipo di analisi. A confermarlo, per quanto riguarda la provincia di Salerno, è anche l'azienda sanitaria. Il lotto numero ABV2856, è scritto in una nota, è stato sospeso e ritirato da tutti i punti vaccinali. Inoltre, proprio recependo le indicazioni regionali, non sarà utilizzato il lotto ABV6096 e il non utilizzo momentaneo è stato previsto solo a scopo precauzionale e per il momento necessario al completamento degli esami da parte dell'Istituto di Sanità. Il lotto è incriminato dopo la morte di due persone che erano state sottoposte a vaccino ed è utilizzato anche in provincia di Salerno, non ha però dato sul nostro territorio nessun tipo di problema né reazione. Si ribadisce, scrive l'ASL, che restano confermate le attività vaccinali destinate al personale scolastico, alle forze dell'ordine e anche ad altre categorie previste sempre con i lotti di AstraZeneca presenti in azienda. La situazione, aggiunge l'ASL, è costantemente monitorata e l'azienda renderà noti ulteriori aggiornamenti. Intanto però sulla questione vaccini si registra oggi la nota dolente dell'associazione Help a tutela dei consumatori, per la quale la struttura ospedaliera di Salerno in Ruggi non è idonea a fare da centro vaccinale agli over 80, innanzitutto perché è gravemente congestionata. Ma sempre nella giornata di oggi si registra anche l'iniziativa di Confindustria Salerno, che ha scritto ai suoi associati per verificare l'eventuale disponibilità di locali da predisporre per la somministrazione dei vaccini. Gli albergatori del comune di Salerno scrivono al presidente della regione Campania affinché possano essere vaccinati i lavoratori e possa essere salvata la stagione estiva, ormai alle porte. Non chiediamo una priorità per noi, ma condizioni di certezza per le nostre aziende e per i nostri lavoratori. Scrivono così i titolari dei 7 alberghi presenti sul territorio del comune di Salerno, che in una nota contestano il piano vaccinale nazionale e richiedono l'intervento urgente del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, per salvare la stagione turistica e decine di migliaia di posti di lavoro in provincia di Salerno. Nella lettera indirizzata al governatore e per conoscenza anche all'assessore regionale al turismo, gli alberghi di Salerno esprimono insoddisfazione per le anticipazioni del piano nazionale vaccinale che non tengono in alcuna considerazione la ripartenza economica del paese. È ben chiaro che a distanza di un anno dallo stato di emergenza, si legge nella nota, è proprio il turismo il settore più colpito economicamente dallo scoppio della pandemia, con migliaia di strutture sostanzialmente inattive. È facilmente prevedibile, aggiungono gli albergatori di Salerno, che la competizione turistica dell'estate 2021 avverrà tra aree Covid-free o a basso rischio di contagio. Per questo è importante procedere con velocità alle vaccinazioni e programmarle fin da ora. Gli albergatori salernitani si appellano alla Regione Campania chiedendo non priorità immediate, ma certezza dei tempi di vaccinazione per i propri lavoratori che consentano, dopo mesi di inattività, di evitare il fallimento della prossima stagione estiva, che rappresenta l'unica e irripetibile occasione di ripartenza del settore ricettivo.
Una nuova ordinanza regionale per quanto riguarda l'attività dei mercati, ma il presidente regionale dell'ANVA chiede di più. Poche ore dopo l'ordinanza regionale numero 8 con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha posticipato ma comunque chiuso dopo il 13 marzo le attività mercatali, il presidente dell'ANVA Ciro Pietrofesa lancia un ulteriore appello al governatore. Se infatti con lo slittamento della data l'ANVA Confesercenti regionale ha scongiurato che molte derrate alimentari già comprate dagli operatori fossero mandate al macero, secondo Pietrofesa va presa in considerazione anche un'altra richiesta, ovvero garantire comunque le attività mercatali che si svolgono in spazi aperti per i generi alimentari. Qui si parla di apertura solo del settore alimentare, non dell'intero mercato che già è chiuso per effetto del DPCM. Chiediamo l'apertura del settore alimentare perché serve anche alla stessa cittadinanza per calmierare i prezzi della frutta e della verdura, per non fare la fine del primo lockdown dove con la chiusura dei mercati i prezzi schizzarono alle stelle. Quindi a questo nostro appello al Presidente della Regione che lanciamo ancora una volta, si è associata anche l'Unione dei Consumatori e i grossisti dei mercati ortofrutticoli. Quindi siamo tutti preoccupati da un'eventuale chiusura. Ovviamente noi siamo anche attenti al fatto dell'epidemia che sta correndo, come infatti qualche settimana fa nei mercati abbiamo fatto uno screening da dove il risultato che nei mercati non c'erano positivi, quindi abbiamo dimostrato, fatti alla mano, che le aree mercatali sono quelle più sicure, ma addirittura si potrebbe, come dire, per evitare gli assembramenti, che è questa la paura che si ha per i mercati, visto che in questo momento il settore non alimentare non è aperto nei mercati, si potrebbero, come dire, distanziare i banchi e far lavorare tranquillamente gli operatori della frutta. Ci spostiamo ora a Persano per raccontarvi la storia di Christian, un bambino malato di SMA. Nel giorno in cui tutta l'Italia partecipa al dolore per la scomparsa del piccolo Leo, il bimbo di Ischia malato di SMA che si è arreso aspettando il suo salvavita, proprio nel giorno in cui l'AIFA ha concesso gratis il farmaco costosissimo che l'avrebbe potuto salvare, da Persano, in provincia di Salerno, arriva un'altra storia uguale a quella di tante altre famiglie costrette a combattere da sole contro i disagi e la gravità di malattie come l'atrofia muscolare spinale. Christian Gaudiano ha 9 anni, la stessa malattia di Leo, e avrebbe diritto a 65 ore di assistenza infermieristica, ma l'emergenza sanitaria legata al Covid ha risucchiato nella sanità pubblica molte infermiere e risorse. Per questo la mamma di Christian, Nadia Trotta, ha deciso di scrivere al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per chiedere più attenzione e riorganizzare l'assistenza domiciliare continuata. Buongiorno innanzitutto, volevamo parlare appunto di questa situazione delle cure domiciliari che non è ben regolamentata. Fino a qualche tempo fa noi avevamo assistenza tramite una ditta privata che era in appalto con l'ASL. Da questa ditta privata purtroppo non c'era un'assistenza continuata, in quanto le infermiere venivano poi magari chiamate negli ospedali e quindi loro andavano via per incarichi ovviamente giustamente migliori. E da lì le famiglie del territorio purtroppo non hanno un'assistenza continuata, c'è un cambio continuo di personale che non è manco qualificato e specializzato, in quanto il personale viene formato poi a casa da noi genitori e ognuno lo forma in base alle esigenze dei propri bambini. Quindi noi volevamo proprio, a parte che noi siamo proprio rimasti ormai senza infermieri, quindi è da ottobre che dovremmo aver coperte 65 ore settimanali e ne abbiamo coperte all'incirca 20, quindi c'è proprio il personale che manca. E volevamo appunto chiedere, abbiamo fatto richiesta al presidente De Luca, insomma, di occuparsi della situazione, anche al dottore Alaia,
di occuparsi di questa situazione perché sta diventando difficile. Noi famiglie siamo lasciate da sole a fronteggiare dei problemi che sono assolutamente più grandi di noi e c'è bisogno di assistenza. Abbiamo bisogno che le... Una cosa che mi ha colpito molto anche di quello che tu hai scritto è che molto spesso questo tipo di assistenza viene garantita solo tra le mura domestiche, in un contesto nel quale invece si fa di tutto per cercare di includere questi ragazzi con difficoltà. E invece voi, se volete portare Christian fuori, siete praticamente da soli, senza assistenza. Non possiamo, perché appunto questa assistenza loro dicono che è domiciliare, per cui l'infermiere che c'è deve rimanere tra i quattro muri di casa. E questa è una cosa veramente ridicola, perché come hai detto tu prima si parla tanto di inclusione e poi mio figlio magari non può andare al mare perché io sono da sola e giustamente se mio marito lavora io non posso portare mio figlio al mare piuttosto che a scuola, a una visita medica. L'assistenza noi la vediamo come se dovesse essere un'assistenza a 360 gradi. Se io ho l'infermiere a casa, l'infermiere deve essere di sostegno in tutto, anche negli spostamenti, perché un bambino come Christian non può viaggiare da solo in macchina. Io non posso pensare di mettermi alla guida e lasciare lui da solo dietro, che ha bisogno di assistenza, ha bisogno dell'aspirazione salivare, cioè ha bisogno di tutto, potrebbe aver bisogno di tutto anche nel tragitto in macchina. E chi ci sta accanto a lui? È quello che le infermiere sono state assunte, no? Questo è un periodo in cui si parla tanto degli sforzi fatti dal mondo della sanità, ma nell'ambito del Covid c'è un po' il rischio che la concentrazione delle istituzioni del mondo della sanità sulla battaglia contro il Covid abbia in qualche maniera messo un po' da parte tutto il resto. Quello assolutamente, ma quello che noi abbiamo detto da sempre alle istituzioni, loro in emergenza Covid ci sono da un anno, noi in emergenza sanitaria ci siamo da quasi 10, quindi assolutamente il Covid ci ha distrutto, perché le forze della politica e delle istituzioni sono ormai tutte rivolte verso il Covid, verso il fronteggiare questa pandemia, e diciamo che io lo comprendo. Però è impensabile lasciare da sole le famiglie del territorio. Cioè, è stato un errore fatto a monte, perché nel momento in cui si è andato a prendere dalle graduatorie queste infermiere per coprire gli ospedali, bisognava pensare che le infermiere in molti casi sono state tolte alle famiglie, quindi sono state tolte alle cure domiciliari e alle cure del territorio. Non si può pensare, cioè l'Italia non può pensare di dover coprire gli ospedali e lasciare scoperti le famiglie del territorio, perché a livello assistenziale abbiamo le stesse esigenze delle persone ospedalizzate. La cronaca con i carabinieri di Eboli che hanno arrestato una banda di marocchini dediti a rapine che avevano trovato complici nel territorio della Piana del Sele. Aveva base logistica a Santa Cecilia, nel comune di Eboli, la banda composta da cittadini di origini marocchine che si era specializzata nei furti in abitazione, ma non solo, anche depositi edili, capannoni agricoli, strutture ricettive e garage. Dal settembre 2018 al 2019, secondo le indagini condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri, il gruppo composto da 5 persone con condotta di vita spesso ai margini della società ha compiuto plurimi furti. Dopo aver individuato i siti da colpire, in seguito a sopralluoghi vi si introducevano durante la notte e portavano via di tutto: televisori, elettrodomestici, macchine agricole, orologi, indumenti, persino gasolio e vini. Nei raid predatori il gruppo non ha risparmiato nemmeno il mondo dell'allevamento, come è accaduto nel novembre del 2018 nelle campagne di Albanella, dove hanno malmenato il custode notturno. A fine luglio a Capaccio hanno segnato il destino di 15 agnelli rientrati nei furti e sacrificati nella festività musulmana prevista nella prima decade di agosto. Le condotte criminali erano supportate da una rete di ricettatori della provincia di Napoli che permetteva alla banda di disfarsi della refurtiva con estrema velocità. La pericolosità del gruppo è stata confermata da episodi anche come l'incendio di un'autovettura a scopo estorsivo e l'episodio accaduto nel giugno del 2019 nelle campagne di Olevano sul Tusciano, quando, per sottrarsi alla cattura, gli indagati non hanno esitato a speronare un'auto dei carabinieri.
L'operazione di oggi si è conclusa con un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati, 3 in carcere, 2 con obbligo di dimora. L'accusa è di furto aggravato, a ricettazione, tentata estorsione, lesioni personali, danneggiamenti a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Fonderie Pisano dislocate a Buccino, i sindaci dell'area del cratere dicono no. Ascoltiamo il presidente del Parco Nazionale del Cilento, nonché consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che ieri ha partecipato ad una riunione con i sindaci dell'area del cratere che compatti ribadiscono il loro no all'arrivo delle Fonderie Pisano a Buccino. Partecipato ieri all'iniziativa promossa un po' dalla comunità montana, dove era presente ovviamente anche il sindaco di Buccino, Nicola Parisi, e tanti altri sindaci, e in questa occasione ovviamente io ho ribadito la mia vicinanza, il mio sostegno, ma rispetto ad una posizione che abbiamo assunto già dal 2018, quindi non da oggi, anche come Parco Nazionale del Cilento Alburni. Io voglio ricordare che noi abbiamo fatto anche una delibera come parco che andava in questa direzione, perché abbiamo richiamato un principio di precauzione, perché quando si fanno determinati interventi sui territori, interventi anche impattanti, che non sono proprio perfettamente in linea con quella che è la vocazione di un territorio. Noi abbiamo scelto qui a sud di Salerno di mettere in campo attività e iniziative legate all'ambiente, legate allo sviluppo dell'agroalimentare. Infatti sono tanti anche in quella zona di Buccino gli imprenditori che hanno fatto degli investimenti per la valorizzazione del biologico, per la valorizzazione della nostra produzione agroalimentare. E quindi diciamo che le Fonderie Pisano non vanno proprio perfettamente in linea con quello che è la vocazione che ci siamo dati e che ci stiamo dando. D'altra parte io voglio ricordarlo anche che Buccino è un'area contigua al Parco Nazionale del Cilento Valerone Alburni, e qui abbiamo deciso un pochino ma non l'abbiamo deciso noi, ma l'ha deciso proprio per norma nazionale, di istituire un parco nazionale per i tanti pregi naturalistici, ambientali, paesaggistici, la dieta mediterranea e quant'altro. Ecco perché noi diciamo, nel rispetto di questo principio di precauzione, noi diciamo che oggi le Fonderie Pisano nel territorio di Buccino ovviamente non hanno assolutamente, non sono in linea con quella che è la pianificazione e la programmazione. Poi come interverrà con il presidente De Luca? Il presidente De Luca è persona di grande anche sensibilità e attenzione ai territori. Io non vorrei che con questo si facesse una strumentalizzazione politica. Il presidente De Luca ha già dimostrato anche in tante altre occasioni di essere attento e sensibile ai temi dei nostri territori. Abbiamo visto anche in termini di progettualità, sono state messe in campo anche risorse, progetti che riguardano i nostri territori, quindi potrei fare anche un elenco. Quindi certamente non c'è una disattenzione del presidente De Luca, anzi io da questo punto di vista abbiamo certamente la certezza che determinate istanze vengono certamente ascoltate. Quindi da questo punto di vista, ripeto, evitiamo le strumentalizzazioni, proprio perché ha già dimostrato il presidente Luca e la regione Campania di essere attenta alle dinamiche dei nostri territori. Però è chiaro, io quello che mi fa piacere sottolineare, voglio dire, certe scelte non si possono fare in totale contrasto con quella che è la volontà dei territori. Ci fermiamo per la pubblicità, prima ci sono le previsioni del tempo e poi torneremo in studio per la pagina dello sport. A Salerno, dal 1982, Ippocar, officina e ricambi meccanici, specialisti nell'installazione di impianti a gas GPL e metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato, officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione, ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto, e inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice, servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar, via Pietro del Pezzo 55. Nuova sede, via Picenza 9400.
Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci alla pagina dello sport. Domani Salernitana in campo all'Arechi contro il Cosenza. In difesa mancherà per infortunio Aia. Un problema muscolare ferma Ramzi Aia alla vigilia del match col Cosenza. Un contrattempo di cui Castori avrebbe fatto volentieri, a meno visto che all'orizzonte ci sono 3 gare in poco più di una settimana. In difesa comunque Mantovani e Bogdan, oltre agli Arosischi, rappresentano soluzioni affidabili. Per la gara di domani, Mantovani dovrebbe essere inserito nella linea dei tre centrali sulla parte destra, con Veseli confermato a sinistra. Gomber sarà il perno centrale. Sulle corsie laterali c'è abbondanza. Casasola e gli Arosischi sono in pole, ma Kupić potrebbe essere la sorpresa sia alla luce della buona prova di Cremona, sia per la sua maggiore attitudine a saltare l'uomo. In mediana non ci saranno variazioni, mentre in attacco Tutino sarà affiancato da Djuric. Per 4 Granata si annunciano 2 settimane piene di impegni. Belek, Gomber, Veseli ed Adamonis dovranno infatti rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. Slovenia, Slovacchia, Albania e Lituania sosterranno 3 gare in 7 giorni. Gare in programma tra il 24 ed il 31 marzo. Calendario intasato al punto che il 1 aprile la Lega B aveva fissato la 31esima giornata. I tanti calciatori, molti dei quali stranieri, che dovranno andare in giro per il mondo con le rispettive nazionali, potrebbero non essere disponibili per quella data. Ed allora si sta pensando ad uno slittamento della giornata al 2 aprile, cosa che potrebbe comportare lo spostamento di tutto, almeno di una parte, anche del turno successivo, previsto per il giorno di Pasquetta, il 5 aprile, quando all'Arechi sarà di scena il Frosinone. Che si giochi un giorno dopo o meno, resta inteso che da qui alla fine della stagione regolare, 7 maggio, sarà una vera e propria corsa mozzafiato. La B si prepara agli straordinari. Cosenza in crisi di risultati, Occhiuzzi rischia la panchina, il tecnico dei calabresi però assicura che a Salerno il suo Cosenza scenderà in campo con grande determinazione. Ma noi dobbiamo, ripeto, rispettiamo tutti gli avversari, dobbiamo guardare in casa nostra, siamo consapevoli, andiamo a incontrare una squadra che sta lottando per la Serie A, una squadra fortissima, ma noi sappiamo ciò che siamo e dobbiamo metterli in campo tutto per ritornare a far vedere quello che eravamo poco tempo fa. Il percorso è riniziato e voglio che i ragazzi domani fanno una gara che vanno al di là di alcune, come ha detto prima un vostro collega, di alcuni aspetti tattici. Si deve andare al di là, soprattutto in queste ultime gare, si deve andare oltre. Ogni componente di questo gruppo deve andare oltre. Insomma. Ma la pressione e la responsabilità è uguale. È normale, quest'anno è un altro campionato. Diciamo che l'anno scorso si iniziava un mini torneo, quest'anno insomma è un campionato intero, quindi bisogna stare sempre equilibrati, quella è la cosa più importante. Soprattutto io devo dare equilibrio, nei momenti no, perché poi alla fine si faranno sempre i conti e quindi bisogna arrivare alla fine, anche all'ultimo respiro, a salvarci, quello è l'obiettivo. No, Bakoko adesso sta bene, è aumentato molto il suo minutaggio, è normale, era un percorso che dovevamo fare con il prof, con lo staff medico, e ad oggi abbiamo aumentato molto il minutaggio. Se l'avete visto a singhiozzo è perché c'è stato un qualcosa di dovevamo gestire determinate situazioni insieme allo staff medico, al preparatore, e quindi oggi proprio questa è stata una settimana, e sapevamo, ci eravamo prefissati questa settimana proprio, che Mbakoku lo portavamo ad avere un minutaggio più importante, insomma. Ora il basket, la Giova Scafati viaggia con il vento in poppa in questo periodo della stagione. Domenica grande sfida al Palo Barbuto contro Napoli. Beh, Napoli è una squadra, la squadra considerata in assoluto la favorita per la vittoria finale, costruita con tanti giocatori che hanno fatto la 1 realmente, sia stranieri che italiani, e come caratteristica, diciamo, due caratteristiche principali dal mio punto di vista: l'atletismo, la taglia fisica delle ali e dei lunghi, e qui mi riferisco a Parks, che nel ruolo di 3 garantisce un importantissimo impatto fisico atletico, un po' simile a quello di Rush con Forlì,
e un pacchetto di lunghi con taglia fisica, versatilità e atletismo da Lombardi, che è un ottimo atleta, ai due centri che entrambi hanno fatto la 1, che sono Zerini e Iannuzzi. Quindi ha questa caratteristica di taglia fisica importante che farà sì che per noi diventi fondamentale l'impatto difensivo, l'impatto al tagliafuori, il controllo dei rimbalzi. Però poi hanno un'altra qualità che abbiamo verificato nella partita di andata, che è il talento degli esterni, in particolare il tiro da 3 punti, il tiro da 3 punti di Meio, che sappiamo quanto possa essere pericoloso, di Monaldi e di Marini. Ed è proprio lì che abbiamo subito nella gara di andata un break con i tiri da 3 punti dei loro esterni nel quarto quarto. Quindi sappiamo che ci sarà da fare un eccellente lavoro difensivo sui loro esterni e un lavoro di tagliafuori con 5 giocatori per controllare i rimbalzi. Questo sicuramente. Al tempo stesso, la doppia sfida con Napoli, Supercoppa e campionato ci ha fatto capire che noi possiamo competere. Perché anche nella gara di andata siamo stati dentro la partita per 30 minuti comandandola, prima di avere un calo importante nel finale, nel quarto quarto. Quindi abbiamo la consapevolezza che facendo determinate cose noi possiamo assolutamente giocare una partita di grande mentalità e di grande concretezza. E andiamo a Napoli per questo, anche per diciamo, dare anche un bel segnale a questo campionato e anche ai nostri tifosi che non possono seguirci, che non ci stanno vedendo dal vivo, per i quali la partita con Napoli ha un sapore particolare. Ecco, noi siamo in questo momento gli underdog, gli sfidanti, loro sono la squadra favorita, ma noi ci arriviamo con l'entusiasmo, con il sorriso, con la concretezza di una squadra che sta prendendo fiducia nei propri mezzi. Bene, era questo l'ultimo servizio, grazie per la cortese attenzione, a risentirci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.